Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione di Emanuele Castorani e Alessio Girgi. La parola subito al direttore sportivo Oscar Magoni, prego. Sì, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Come dico sempre, era meglio avervi qui di fronte per fare anche due chiacchiere e guardarsi negli occhi, ma purtroppo anche oggi dobbiamo farla in questo sistema. Dunque, in questo mercato invernale abbiamo movimentato con dei ragazzi giovani, Castorani e Girgi, sono due prospetti molto interessanti, hanno esperienze diverse, ma hanno già acquisito una stagione in Serie C, hanno già fatto esperienze in questa categoria. Girgi è stato anche un nostro avversario l'anno scorso, e Castorani invece ha fatto una bella esperienza al Sud. Dunque io non voglio rubarvi troppe cose, se non che dare il benvenuto a questi due ragazzi, che sono due giovani importanti, molto importanti, visto che il progetto del minutaggio andrà avanti anche nel girone di ritorno, è stato confermato. Dunque sono due prospetti che hanno un'occasione importante, ci aspettiamo molto da loro, ma nel contempo anche hanno le abilità e le capacità di poter stare in un gruppo come la Feralpi e di poter le abilità tecniche per poterci stare. Dunque un in bocca al lupo grosso ai due ragazzi e ben arrivati, diciamo, ufficialmente. Va bene, allora spazio alle domande. Cominciamo con Sergio Zanca, Brescia Oggi, prego. Buongiorno. Castorani, ad Ascoli quest'anno hai iniziato a giocare le prime partite e poi l'ultima. Hai avuto tanti infortuni in mezzo? Buongiorno, in realtà ho avuto un infortunio. Sì, ho fatto di 5 presenze, le prime 4 all'inizio e una all'ultimo. E ho avuto, poi sono uscito un po' dalle rotazioni, ho avuto un infortunio dove sono dovuto stare fermo un mesetto. Poi al rientro dall'infortunio è capitato che ho preso anche il Covid e niente, sono un po' stato, diciamo, un po' fermato da queste due cose. Però adesso sono qua per rimettermi un po' in gioco e voglio sfruttare questa occasione. E che infortunio hai avuto a livello muscolare? No, ho avuto un'infiammazione al tendine d'Achille. Infiammazione. Quindi per quest'anno a livello di infortuni hai già pagato, hai già dato tutto. Sì, infatti adesso spero di non averne più e stare in salute. Che studi hai fatto tu? Ho fatto, allora, i primi 2 anni di liceo. Poi, siccome per andare agli allenamenti tra primavera ci allenavamo tutti i giorni a Empoli, ho dovuto andare a una scuola privata, però sono riuscito lo stesso a diplomarmi al liceo linguistico. Liceo linguistico. Ti chiamano il Milinkovic Savic della Serie C. Sì, l'anno scorso era uscita un po' questa cosa, perché forse per, io dico sempre, per caratteristiche forse più fisiche che di gioco. E il tuo boom è stato l'anno scorso col Francavilla, 6 gol, tra l'altro uno al Palermo, uno al Bari, uno al Foggia, società di livello, insomma. Come mai questa esplosione? Cos'è successo? L'allenatore, l'ambiente, i compagni? No, penso sia stato un po' tutto, il contesto, un bel gruppo, mi sono trovato bene, sia con i compagni che con la società, col mister. Stavo bene e niente, penso che poi quando stai bene le cose vengono da sé. Forse quando eri all'Empoli pensavi magari di non andare al Ponsacco in Serie D, ma magari di fare una scalata più alta? Sì, quando praticamente ho fatto il primo anno di primavera dove praticamente non ho mai giocato e l'anno dopo sono stato scartato. E è stato un po', diciamo, una botta psicologicamente, tra virgolette, però in realtà mi è servito perché a 17 anni mi sono ritrovato a giocare già con i grandi, ho fatto 2 campionati importanti di Serie D e, diciamo, a volte tornare indietro per darsi lo slancio è buono. Scartato come una caramella, insomma. No, vabbè, dai, come una caramella no. Vabbè, Passerini, vai avanti. Enrico, prego. Sì, ciao, benvenuto. Emanuele, ti chiedo, il girone C, secondo te, è molto diverso rispetto al girone A?
Ma guarda, io il girone A ancora non ho mai fatto una partita, quindi penso che tra poco ti saprò rispondere a questa domanda. E prime sensazioni da giocatore della Feralti, con che gruppo hai trovato? No, ho trovato un bel gruppo di ragazzi spigliati, anche mi ha fatto una bellissima impressione l'organizzazione di questa società, sia tutto il centro qua, i campi d'allenamento belli, e niente, adesso sta a me a inserirmi e sfruttare, diciamo, le mie occasioni. Personalmente conoscevi già qualche calciatore? No, purtroppo non ho mai giocato con nessuno e non conoscevo nessuno, però come ho detto prima spero di inserirmi il prima possibile. E per quanto riguarda il tuo ruolo, tu sei un centrocampista centrale o puoi svolgere altri ruoli? Ma io a centrocampo prevalentemente ho sempre fatto la mezzala, più barra adattata a trequartista che centrocampista centrale. Ok, ti ringrazio. Grazie Passiamo a Alessio Girgi. Prego, Sergio. a te. Menoni non È in cui parla, non ti preoccupare. l'abbiamo espulso. Allora, Girgi, non ho capito se al Genoa è arrivato prima tuo papà magazziniere o se è arrivato prima te. Intanto buongiorno e colgo l'occasione per ringraziare il presidente e la società, il direttore sportivo per avermi dato questa grande occasione di essere qui oggi alla Feralpi Salò. E per quanto riguarda la domanda, sono arrivato prima io, l'ho anticipato, ho vinto io contro mio padre. Nel E lui senso è che rimasto. io ho iniziato nella Polis Genova, una società piccolina nel quartiere dove sono nato, la Foce di Genova. E nel primo anno di Piccoli Amici sono arrivato al Genoa e lui successivamente, dopo 3-4 anni, è entrato come magazziniere. Quindi l'ho anticipato. È ancora là tuo papà? È ancora là a È ancora Genova? là, sì, però è sceso in primavera per stare più vicino a mia madre perché sarebbe rimasta troppe ore da sola e ha preso una scelta di vita, ha deciso di stare più con lei piuttosto che. E beh, poi scendendo nel primavera eri ringiovanito, no? Eh sì, quello sì. Arriva a Ho orari migliori a casa, diciamo, quindi l'ha fatto, ecco, per stare più con mia madre. visto che nel 2015 con i giovanissimi sei entrato nella finalissima della Nike Cup e c'era come attaccante Pellegri. Avete perso contro i Ghanesi. Esatto. Credo che sia stato il tuo miglior risultato a livello giovanile. Sì, quell'anno lì siamo riusciti a battere l'Inter in finale a Pescara, nella Nike Cup Real Madrid, nazionale, poi. e poi siamo andati a Manchester in questo mondiale per club, dove c'era anche Pietro. Come squadra eravamo una buona squadra, infatti abbiamo raggiunto risultati ottimi. Purtroppo abbiamo perso solamente ai rigori, non subendo gol in finale, e questo rimarrà forse il più gran rammarico della nostra stagione, di quell'anno. Poi anche con l'Atalanta, non dimentichiamo che sono riuscito per fortuna a vincere lo scudetto con la primavera, in cui ho giocato anche con Kulusevski, Traoré, ragazzi che adesso sono in categorie più alte rispetto a me, ed è stato veramente bello giocare con loro. E beh, c'era anche Brogni. Esatto, sì, esatto, anche Giorgio era con me. Quell'anno abbiamo Adesso giocato insieme. l'hai mandato via da Salò. No, non l'ho mandato via nessuno. Diciamo che l'ho anche sentito per la casa, perché so che voleva andare a giocare per cercare più spazio, ecco, quindi ci siamo sentiti, ma siamo rimasti in ottimi rapporti, ci mancherebbe. Non. Allora tu l'hai mandato via e lui ti ha dato la casa, insomma. Qui No. è qui a Salò, no? Abita? Sì, qui vicino al lago. Sì, a Quindi sono molto comodo. Rovevolciano, mi pare. Sì, esatto. Ascolta, avrai un osso duro da spolpare, Niccolò Corrado, come terzino sinistro. Sì, lo conosco perché ci siamo già incontrati da avversari quando io ero all'Atalanta, lui era all'Inter, è un ottimo ragazzo, mi ha accolto benissimo, ci mancherebbe. Poi adesso andiamo incontro a un mese in cui ci saranno molte partite e dovremo cercare di farci di essere tutti pronti e carichi, quindi
Ecco, il gruppo è un ottimo gruppo, ci sono giocatori fortissimi e dovremo cercare di essere tutti pronti e quando saremo chiamati in causa di dare il massimo. Ecco. Sei nato il 1° aprile, ma cos'è un pesce d'aprile, una sorpresa? Eh sì, sono uno scherzo della natura, come si dice. Scherzo della natura. Esatto. Che studi hai fatto tu? Il liceo di sicuro? Sì, ho fatto il liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, i primi 3 anni a Genova, siccome ero ancora a giocare nel Genova, poi quando sono passato all'Atalanta ho fatto gli ultimi 2 anni a Bergamo e mi sono diplomato lì. E poi hai finito o ti sei iscritto all'università? Mi ero iscritto il primo anno, appena finiti gli studi, all'università di scienze motorie, però non sono riuscito, forse non avendo un metodo di studio, perché è sicuramente diverso quello dell'università rispetto a quello del liceo, non sono riuscito a intraprendere questo percorso, quindi ho preferito lasciar stare. E quindi una porta chiusa? No, chiusa no, perché non si sa mai che col passare del tempo possa essere riaperta, però ecco, per adesso è rimasta socchiusa. Sì, socchiusa. Socchiusa. Cosa dici del clan dei genovesi? Prima avevamo il clan dei bergamaschi, adesso Damonte, Balestrero, Miracoli, Girgi, i pirati dalla Liguria, cosa intendete fare? È stata una piacevole sorpresa, detto la verità, perché non ho mai avuto nessun compagno di Genova, nonostante ce ne siano alcuni in giro per l'Italia. È entrato in uno spogliatoio, ho sentito subito un'esclamazione tipica ligure genovese, ho detto, ah, ecco, allora sono a casa. E ci scommetto che Balestrero ti porterà ad abitare a San Felice. vedremo, mi farà visitare la zona. Ho capito, va bene. Grazie. Enrico? Sì, ciao, benvenuto. Volevo chiederti, grazie, secondo te quante possibilità ha la Feralpi di riuscire in questa rimonta in cui tutti sperano, insomma? No, la Feralpi ha dimostrato negli ultimi anni di poter stare tranquillamente nei piani alti della classifica e anche quest'anno ha dimostrato di poterci stare. L'obiettivo minimo comunque rimane 4º posto quest'anno e perché no sognare anche un qualcosa di più. La società è molto ambiziosa e la squadra è forte, quindi parlerà al campo, ecco. Tu Feralpi già la conoscevi? Cioè negli altri anni avevi avuto modo un po' di sapere come, che società era, oppure l'hai scoperta adesso? No, io la conoscevo già perché, come ha detto prima il direttore sportivo, ci siamo già incontrati l'anno scorso, ero a Legnago e abbiamo giocato contro, e già l'anno scorso era una squadra che si vedeva che aveva un'idea di gioco importante, ha conseguito ottimi risultati e quindi ero già a conoscenza. Questa stagione è cominciato a Carrara, cosa è successo? Non sei riuscito a trovare spazio? Sì, diciamo che ho giocato solamente 2 partite di pochi minuti e sono subentrato come mezzala. E quindi sono venuto anche qua per dimostrare di poter meritare una nuova occasione e farò di tutto per cercare di farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa. Ecco. Ok, avevo delle domande da parte di Marco Menoni, Radio CZ. Ripartiamo da Castorani. Dopo l'ottimo campionato con Virtus Francavilla, si aspettava di fare così fatica in Serie B con l'Ascoli? Ma diciamo che poteva essere messo in conto qualche difficoltà. Alla fine ho fatto 1 anno e mezzo di Serie C e ci sta come primo anno trovare delle difficoltà in una categoria superiore, quindi ci poteva stare tranquillamente, ma non sono, diciamo, né dispiaciuto né preoccupato di qualcosa. Un'altra domanda un po' più tecnica, lei come ruolo, è un centrocampista più di quantità o qualità? Ma a me piace fare tutte e due le cose, quindi spero di abbinare tanta qualità a tanta quantità e fare bene quello che devo fare. Perfetto, passiamo invece a Girgi, sempre da parte di Menoni. Per Gorettese, Legnago, Carrarese, ora Feralpi, è stata una sua scelta di continuare a cambiare società oppure prese all'unisono con Atalanta e procuratore? No, senz'altro mi sono sempre confrontato sia con l'Atalanta, perché abbiamo mantenuto i rapporti, sia con il mio procuratore, è stata una decisione comune, quindi siamo qui. Altra domanda, lei ha dichiarato i microfoni della Carrarese, Carrarese rappresenta per me un salto molto importante per la carriera,
magari lo scarso minutaggio ottenuto, a cosa è stato, a cosa è dovuto, cosa non ha funzionato? Beh, come ho detto prima, sì, sono arrivato lì a Carrara e purtroppo, come il mio compagno Manuel, anch'io ho contratto il virus del Covid in fase di preparazione estiva durante il ritiro, quindi forse ci ho messo un po' di più rispetto agli altri a trovare la condizione. Però questo non deve essere un alibi, senz'altro dimostrerò qui alla Feralpi di poter giocare. Ultima domanda, un po' taglio sociale, probabilmente hanno visto i tuoi social. Okay. Adesso, cosa ne pensa dell'iniziativa di adottare un cane, Leo, da parte della società? Lei ama gli animali domestici, ne ha in casa, eccetera. Sì, senz'altro. Appena sono arrivato, ho visto Leo davanti alla porta, gli ho fatto subito le coccole, perché anch'io ho una cuccioletta di Golden, a 7 mesi, e viviamo insieme. Quindi, quando ho saputo dell'iniziativa, sono rimasto molto contento e non vedo l'ora di andare ad abbracciare Leo ancora. Grazie mille. Sergio, hai qualche domanda per il direttore? Enrico? Oppure... Sì, per il... volevo chiedere a Magoni, sono preoccupato che lo vedo lì triste, triste. Ascolto, non sono ascolta, triste. Ascolta, su Tirolo e Padova stanno dimostrando di non essere solo le più forti del girone A, ma addirittura dell'intera Serie C, visto che sono in finale di Coppa Italia. Saranno davvero irraggiungibili? Questo sarà il tempo a dirlo. Sicuramente Padova e Sutirò sono squadre forti a livello nazionale nel palinsesto della Lega Pro, non è una novità. Sicuramente anche questi risultati che stanno facendo i nostri diretti avversari ci devono dare ancora più stimolo, dobbiamo fare ancora di più. Abbiamo una bella sfida davanti, veramente... ci vuole adrenalina pura per cercare di stare addosso o raggiungere queste squadre. Dunque dobbiamo essere molto ottimisti, positivi, avere grande fiducia nel nostro gruppo di lavoro e badare a noi stessi. Dopo, se alla fine ce la faremo, tanto di meglio. Se non ce la faremo, pazienza. Sicuramente su Tirol e Padova hanno organici, hanno struttura, hanno capacità tecniche, hanno capacità morali, hanno società importanti. Dunque la sfida è grande, la sfida è bella, è appassionante, dunque tocca a noi dimostrare di poterci stare a quel livello. E il fatto di tutti i recuperi e poi anche il fatto che queste due squadre hanno le due partite di finale di Coppa Italia potrebbe un po' scombussolare così la preparazione delle partite, creare a loro delle difficoltà? Ma io più che di loro vorrei parlare della Feralpi, dunque le partite ne abbiamo tante anche noi, ho detto prima, dobbiamo stare concentrati su noi stessi. Ricordiamo che già domenica si gioca con una squadra che all'andata ci ha battuto, dunque abbiamo subito un impatto dopo un mese e mezzo che non si gioca, un impatto duro, difficile, contro una squadra che ha dimostrato di poterci battere, dunque dobbiamo tirare sulle antenne fin da subito. E dobbiamo farci trovare pronti con tutta la rosa. Abbiamo una rosa ampia, una rosa di qualità, abbiamo giocatori in campo, abbiamo giocatori che possono ruotare, entrare nelle rotazioni mantenendo il livello di squadra molto alto. Dunque quello che io dico ai miei ragazzi, mi auguro, è che la Feralpi si deve far trovare pronta, perché si giocherà spesso e giocando spesso qualcosa per strada si può lasciare. Dunque per esperienza, per la mia esperienza da prima da giocatore, poi da tecnico, ora da DS, dico che quando giochi ogni 3 giorni c'è bisogno veramente di tutti. Non dobbiamo avere infortunati e dobbiamo stare molto concentrati su noi stessi e non badare agli altri. Ascolta, non ho capito se Guidetti e Di Molfetta sono sul mercato. ti sei già dato la risposta. Vabbè. Enrico? A posto. A posto, va bene. Allora, grazie mille, foto di rito, ci salutiamo, grazie per aver partecipato. Grazie. Buon appetito! Appetito anche a voi, grazie. Una dietro, poi la giriamo. Con la mascherina o senza? Con la mascherina, quelle ufficiali, poi anche senza, però noi poi useremo quelle con la mascherina. C'è un fastidio le sedie, Phil? No. Sono in mezzo? No. Ok. Alza un pelo, Manu. Benissimo.
Ok. Ok, giriamo. Sempre con la mascherina? Sì. Ok, okay, tirate giù. La mascherina. Dopo io ho già fatto i singoli con la maglia. Girata. Otto. Perfetto, grazie mille, ottimo. Grazie. Grazie ragazzi, grazie mille. Grazie. È stato abbastanza veloce. Mamma mia, che tese tutte le già l'ultimo trofeo vinto.